Ciao, ben ritrovata o benvenuta sul mio canale. Oggi volevo parlarti della collezione di Mulak, l'ultima uscita, la Anarchy Glam. Sicuramente avrai sentito parlare di questa collezione uscita con una palette occhi, questa, due kajal, un marrone scuro e un black nera, e un primer, il primo primer occhi di Mulak. Allora, io adesso ti lascio subito una clip dove vedrai bene in dettaglio la palette, gli swatch e poi ti mostro come ho realizzato questo semplicissimo trucco. Sono partita con un'idea, poi ovviamente l'ho sviluppata in tutt'altro. Mi capita spesso. Ma non mi perdo in chiacchiere, ti lascio subitissimo al video. Ci vediamo subito dopo per le mie considerazioni su questa collezione. Quindi avrai visto un po' come si presenta la palette, come è il primer. Diciamo che allora vorrei partire subito dal primer, quello che ovviamente mi incuriosiva di più. L'ho presa tutta questa collezione perché erano davvero pochi pezzi. Un ottimo prezzo l'ho preso sul sito ufficiale, ma ricordo che Mulak è venduta e rivenduta anche sul sito di Douglas in store. Credo, non lo so se in tutti gli store sia fisicamente presente, non vorrei dire stupidate, però io lo trovo anche qua nei centri commerciali. Comunque, veniamo al primer, quello che mi incuriosiva di più. Quando si parla di primer occhi, io sono sempre presente perché necessito con la mia palpebra piuttosto oleosa di avere una base fidata e questo mi incuriosiva molto. Mi sono presa del tempo per poter dire la mia. Perché non l'ho capito subito, o meglio, mi ha dato una primissima impressione non positiva.
Allora, io non ho più una palpebra giovanissima, questi sono dettagli, ok? Quindi diciamo che non ho questa palpebra super distesa, ho una palpebra sicuramente molto grande, molto ampia, che mi permette di fare un po' i trucchi che più, insomma, ho tanto spazio. Però devo stare attenta perché, insomma, soprattutto sulla parte esterna ho un po' di cedimento. Sta molto brutta questa cosa, però è la verità. 47 anni, insomma, non si è più giovanissimi, ma sono dettagli, ripeto, sono dettagli. Però ecco, secondo il prodotto che utilizzo, evidenzio ancora di più la grana della pelle, insomma, le pieghette, le rughette e quant'altro. Quindi questo è un primer che si presenta così colorato, lievemente colorato. Io adesso mi chiedo scusa per i miei grafi. Questo è il gatto, molto bene, se lo lasciassi in pace sarebbe meglio. Comunque, questa è la colorazione, ma avrei visto appunto il video. Allora, cosa ne penso? È un primer che sicuramente va dosato, quindi va utilizzato davvero poco. Io tendo di solito a fissarlo con un velo di cipria. Questa volta ho visto che sulla mia palpebra è preferibile non fare questo, proprio perché tende a seccare parecchio la palpebra. Quindi, se voi avete già una palpebra secca, non è il caso, non fa per voi. Io ho imparato a utilizzarlo concentrando la gran parte del prodotto sulla parte centrale, quel che resta un po' lo sfumo, lo picchietto sulla parte esterna, comunque a coprire tutta la palpebra. Non lo ricomprerò, questo poco ma sicuro, perché ho altri primer che mi soddisfano molto di più. Però continuerò ad utilizzarlo e sicuramente lo utilizzerò anche per lavoro. Sicuramente troverò una palpebra a cui va strabene. Cioè, con la collezione sono uscite anche due Kajal, ecco, ottimi. A parte il pack, trovo veramente carinissimo, sono lunghissime. Abbiamo una matita marrone, marrone scuro scuro, ed è quella che ho utilizzato nel video, e una black. Allora, è un kajal, quindi va assolutamente fissato, perché non vi resta. Non vi resta. Io non l'ho fatto perché al momento non mi interessa avere una grande tenuta, non devo fare nulla, non solo registrare i video, quindi non mi interessa. Ma nel caso, di solito fisso con un ombretto, ma deve essere un ombretto fidato, perché bisogna fare attenzione quando mettete l'ombretto all'interno dell'occhio perché potrebbe darvi allergia, fastidio. Io mi trovo strabene e sono, come dire, certa al mille per mille con i prodotti di Stefania D'Alessandro, quindi questi ombretti, per cui nel caso vado a fissarla con questo ombretto qua. Io ho preso una a caso, ma ne ho tutti. E niente, se dovete costruire diciamo il trucco con le matite, ecco, non potete farlo con il primer sotto perché la matita non scivola, proprio perché il primer tende a seccare e fate una fatica assurda. Già provato, no, non si può, almeno su di me non fa. Quindi ottima matita, per carità, molto morbida, un kajal, buona perché mi trovo molto molto bene. Poi un bel marrone scuro, il marrone mi piace tantissimo, il nero è nero. La palette. Allora, io sono andata a occhi chiusi, non sono andata come al mio solito a guardare nessuna recensione perché mi affido solo del mio giudizio, preferisco provare sulla mia pelle, quindi conosco gli ombretti e le palette di Mulac quasi tutte perché le possiedo tutte e amo follemente le loro polveri, mi piacciono davvero tantissimo. Questa è una palette che trovo molto graziosa, dai toni caldi ai toni freddi, molto carina. Devo dire che la prima volta che l'ho vista mi ha colpito subito. Man mano che l'ho utilizzata, devo dire che un po' mi ha, posso dire, un po' annoiato, sì. Nel senso che, ecco, dovendo fare un trucco semplice così, non lo so, non sto andando a prenderla, ecco, non so se succede anche a te, però avendo tante palette, ho sempre più o meno le mie preferite. Non mi viene da prenderla questa palette, non so perché, non mi ha preso il cuore. Bella, per carità, gli ombretti si sfumano bene, però non lo so, la definirei niente di che. Prenderei altro, ecco, piuttosto sceglierei una Natasha Denona, però ecco, non è assolutamente male.
Io adesso sono curiosa di sapere cosa ne pensi intanto del trucco e cosa ne pensi della palette. Io posso dirmi soddisfatta, posso dire che sono soddisfatta, però ecco, probabilmente ho palette più performanti, non lo so, però c'è qualcosa in questa palette che non mi fa dire la ricomprerei. Non lo so, forse sono molto più. Avrei scelto magari altri colori da accostare, ma questi sono gusti miei personali. Per il resto avete gli swatch, avete tutto e quindi spero di esservi stata utile in qualche modo. Se hai qualche domanda da farmi, non esitare a farlo. Ti lascio tutti i riferimenti giù dove poterla acquistare e niente, se vuoi, appunto, sono qua. Se il video ti è piaciuto e ti sono stata utile, lascia un like di supporto, è sempre molto molto importante per me e per il canale, ovviamente per la sua crescita. E naturalmente, se ti va, ti aspetto al prossimo video. Non so se uscirà prima o dopo, ho diviso il video in due parti, quindi troverai anche la base e i prodotti utilizzati per appunto per questa base viso. Ecco, adesso ti saluto. Ti ringrazio per avermi seguito e se ti va, ti aspetto al prossimo. Ciao!